La Regione Campania decide di compiere un atto particolarmente grave e significativo, decidendo di chiudere le scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre. La causa è il contagio da Covid-19 che ormai sembra fuori controllo. Eppure l'Istituto Superiore di Sanità ha spiegato che la diffusione del virus in ambiente scolastico è residuale, così come i numeri snocciolati a supporto della decisione da parte del Presidente Vincenzo De Luca non appaiono particolarmente significativi in tutta la regione, nel comparto scolastico, che tra docenti, personale e alunni si aggira intorno al milione di persone. Sono registrati circa 500 casi, una percentuale dello 0, che nasconde il vero problema, ovvero il trasporto pubblico inadeguato e la modalità legata alla scuola di mobilità. Ma la Campania probabilmente sarà solo la prima regione italiana a compiere questo atto, nonostante gli strali della ministra Lucia Azzolina, che un attimo dopo aver appreso della scelta di De Luca ha detto: è una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola, ha aggiunto. In Campania lo 0,75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se l'è preso proprio a scuola. La media nazionale è 0,80 se c'è crescita contagi, non è di certo colpa della scuola. Ma come è noto, difficilmente il presidente campano cambierà idea, al contrario, la sensazione è che i ragazzi difficilmente vedranno le aule prima del nuovo anno. Nello stesso provvedimento la regione ha limitato l'apertura dei ristoranti fino alle 24 ed ha chiuso molte realtà ludico-ricreative.